Google, portami al Pescara Show a Napoli. Navigazione verso Pescara Show Napoli. Pescara Show Napoli potrebbe essere chiuso al momento del tuo arrivo. E vai. Perfetto orario. Alla grande, alla partiamo. Grande. Parte per, andiamo parte per Napoli. Direzione dai. Napoli. Io mi dico, Forza Juve sempre. Cazzo cinto. Benvenuti in questo nuovo video. Dalle immagini che stanno scorrendo e da questo cartellone che state vedendo qui all'inizio avrete capito che sono stato al Pescara Show. Ci sono andato perché per la prima volta questa manifestazione, questa fiera, veniva fatta qui a sud Italia, precisamente nella città di Napoli. Quelli che state vedendo sono i primi stand che ho visitato una volta entrato. Siamo entrati da una porta di servizio perché non ci eravamo accorti che c'era un ingresso principale. Vi ho risparmiato i caselli autostradali, il viaggio, però vi presento i miei compagni di viaggio, Donato, Alessandro e Francesco. Con loro ho condiviso questa bellissima esperienza che mi ha permesso di vedere molte persone che conoscevo soltanto online e di fare una bella visita a moltissimi stand di aziende che ho visto solo nei negozi e che qui invece portavano tutta la loro attrezzatura ed hanno permesso ai visitatori di toccarla con mano, di scambiare idee, opinioni con chi aveva organizzato la fiera, quindi guardare per esempio qui come viene costruito un terminale direttamente da chi lo sa fare bene e con attrezzature specifiche, ricevere qualche regalo, provare la canna per pescare i tonni, eccola qui, ce n'erano parecchie di queste postazioni, ma soprattutto conoscere tanti professionisti del settore, vederli all'opera e poter avere nuove idee per provare anche nuove cose, come ad esempio la costruzione delle mosche, come stanno facendo questi professionisti. Guardate che begli streamer e guardate che professionalità e quanta maestria nel costruire, ma anche nell'insegnare, nel far vedere a chi era lì a Pescara Show come si fa, come ad esempio il maestro Paolo Germani, che qui con il suo idrotunnel ci mostrava in diretta il movimento delle sue esche, delle sue creazioni. Eccolo qui. Tantissima gente, come vedete da queste immagini, e tantissimi espositori. Dovevo prendere una decisione, quindi, e fare una scelta rapida su come impostare anche le riprese del video. Sarebbe bastato far vedere i prodotti così come sto facendo adesso, oppure sentire le spiegazioni di chi i prodotti li conosce bene. Ho optato per la seconda opzione. Buongiorno, vediamo com'è andata. Sono Matilde Di Michele, sono il director manager per l'Italia. Volevo presentare il nuovo Metal Jig di Casa Durance. Il nuovo jig. Questo è un artificiale con caratteristiche, ha monta doppio assist e codina metallica. Vi permette in caduta questo movimento, uovola, e in fase di recupero, se un recupero lento, tende a scodare tipo Minnow, ma se lo cerchiamo sbanda oltre un metro a destra e a sinistra. L'esperimento è andato bene, l'intervista diciamo che ha funzionato e così decido di procedere in questo modo. Arrivo agli stand, vado dritto a quelli che mi piacciono di più, a quelli che mi attirano e mi fermo a parlare con gli espositori. In questo caso incontro uno di quelli che mi piace davvero tanto, ovvero Federico Bodarelli di Bolsenaiatti. Ciao amici e benvenuti sul canale di Cliffhanger, che è un amico, veramente un amico, una bravissima persona. Allora, siamo qui al Pescara Show di Napoli e abbiamo portato praticamente quasi tutta la gamma hobby. E partiamo con prezzi bassissimi proprio per gli entry level e poi abbiamo i nostri top di gamma come l'hobby Outback, il Compass, un kayak leggerissimo, sottovalutato in Italia ma una bombetta come chiamo io. Poi abbiamo un Pro Angler 14. Top di gamma praticamente di casa hobby e per chi vuole per fare delle pesche pesanti, e la provocazione come chiamo io, che è l'Hobby Lynx, un kayak da 19 kg perfetto per fare delle pescate veloci in laguna, in foce, ma anche perché no in mare quando diciamo le condizioni lo permettono, e ripeto 19 kg. Grazie Clip, alla prossima. Ciao, grazie.
Ringrazio Federico che ha deciso di dedicarmi un po' di tempo e fare una piccola intervista e descriverci il suo stand. Decido quindi di rimanere un altro po' lì nello stand di Bossena Yachting, dare uno sguardo più approfondito ai kayak ed anche ad altre attrezzature che serve proprio per il nostro kayak, la nostra passione. Ne approfitto ulteriormente per farmi descrivere la pedaliera della Hobby con il click up. Eccoci qua, presentiamo la pedaliera Hobby, la Mirage Drive, la MD180, una pedaliera ormai diciamo intramontabile di casa Hobby. È una pedaliera che innanzitutto, partendo da base, si può regolare, quindi noi in base alla nostra posizione possiamo regolare la posizione della pedaliera. Questo ci dà più comfort anche su delle lunghe pescate. L'innesto molto pratico, semplice, il classico sistema a pinnetta. Questo modello qui, come tutti i modelli MD180, è il modello kick up. Questo vuol dire che in caso di urto, in caso di passaggio in acqua bassa, su una scogliera o su sabbia, ci permette di far retrarre le pinne in questo modo. Evita la rottura della pinna stessa, ci consente di arrivare in delle spiagge dove c'è anche del ciottolame e ci permette di affrontare, diciamo, più spot di pesca. Abbiamo in dotazione la versione, come in questo caso, con la retro, che si attiva direttamente con classico tiro della fune, verde in avanti, rosso per la retro. È un sistema ormai classico di casa Hobby che ormai abbiamo da tanti anni, pluritestato e soprattutto molto molto valido sia in acque interne che in mare. Queste qua su quale kayak si montano? Allora, si montano su tutti i modelli eccetto il Passport, quindi parliamo del modello Compass, sul modello Outback, sul modello Lynx, che è il kayak più leggero al mondo. Hanno tutti lo stesso modello di pedaliera, l'unica differenza è che sull'Outback abbiamo le kick up turbo. Le turbo in realtà è una pinnetta che è un pochettino più lunga, prende più acqua e ci permette di avere quel pizzico in più di velocità di crociera in alcune situazioni. Procedendo oltre, abbiamo incrociato lo stand della Sea Spin, dove ci sono tantissimi artificiali che trovate già sul canale, che ho utilizzato in molti video e con i quali ho fatto molte catture, anche catture molto importanti. Qui, allo stand del Pescare Show a Napoli, abbiamo incrociato ed incontrato Leonardo Mutu, che ci descriverà le novità che sono state introdotte e che verranno introdotte da Sea Spin. Show per far vedere le novità imminenti della Sea Spin, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di realizzazione, sia nella fase di prototizzazione. Si comincia con le prossime uscite, che saranno fra 20 giorni, lei a 115, si prevede nei negozi a fine marzo, lei a 115 SF, 11 cm e mezzo per 14 grammi e mezzo. È un completamento della linea dell'EIA, perché già esistono due versioni del 130 e ci sarà poi la versione 115 che si va ad unire alla versione 100. Per la fine invece aprile c'è una misura ulteriore del Monmotti, ed è sarà il Monmotti 160 16 cm sinking per 24 grammi, prevista nei negozi per fine aprile. Queste sono già degli artificiali pronti alla commercializzazione. Proseguendo sullo sviluppo di un'ulteriore misura dei Monmotti, vi sarà la realizzazione del Monmotti che è solamente nella fase stampa 3D in questa, nella bacheca, e sarà il Monmotti 90, 9 cm slow floating per 9 grammi. Andando poi a un'ulteriore misura già realizzata, vi sarà in esclusiva mondiale il record sia in lunghezza sia in pesi di un long jerk, che sarà il Monmotti 220 22 cm per 46 grammi.
sarà un record appunto mondiale, perché sarà il long jerk più lungo e più pesante a livello mondiale. Passando invece sullo sviluppo dei top water, finalmente anche la C-Spin avrà un needle classico, che lo vedete nella forma ora di prototipo non colorato. Abbiamo dato questa forma un pochino alternativa rispetto a un classico needle. Richiama un pochino un coccodrillino nella forma, però. E poi ed è un classico needle da recupero, è 24 cm per 32 grammi. Si passa poi a un ProQ Slim, che è il ProQ 180 Slim per 32 grammi. Anche il ProQ insieme ai Mommotti sono i nostri artificiali principali, per poi realizzare un artificiale completamente innovativo, che sarà un needle classico, cioè da recupero lineare, da lancio e recupero lineare, che sarà questo needle per 24 cm snodato. Questo è un needle appunto che non va ad essere usato a VTD, ma è un classico artificiale da lancio e da recupero lineare. Tutto qui. Infine, le nuove realizzazioni e progettazioni si riguarderanno anche l'edging, dove alla Squirt 3.0 si unirà due totanare con lo spostamento interno, tipo con due tipi di affondamento diverso, A e C, una totanara con uno snodo e poi una totanara che viene studiata nel suo piombo e nella sua armatura per la pesca specifica sia alle seppie che al polpo, perché ha un piombo a barilotto e viene armata già con due arpioni per le catture di un ipotetico polpo. Queste sono le realizzazioni per il momento della C-Spin. Vengono appunto affiancati a tutto il resto del campionario più ampio, dal ProQ ai Mommotti, al Toto 113, Toto 131. I ProQ nel frattempo, un mese fa, sono arrivati con un doppio assetto, che sono i flat. E poi dopodiché ci sarà una realizzazione anche sul campionario delle canne, con un'ipotetica canna anche da shore jigging da 80 a 120 grammi. Insomma, c'è tanto da far vedere ancora. Un saluto e a presto. Ringrazio Leonardo Muto, che ci ha dedicato davvero un bel po' di tempo descrivendoci le novità che C-Spin introdurrà sul mercato nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Il giro di perlustrazione continua, ho guardato diversi stand, ho visto altri prodotti che già magari conosco e mi sono soffermato a scambiare due chiacchiere anche con gli amici youtuber. Ecco qui Bob Lancia e Bucco, ma soprattutto ecco qui lo stand iGoop. E troviamo qui il nostro amico Andrea Crobu. Allora, proviamo non t'affogare, Andrea. Proviamo la tenuta del nodo universale allo stand iGoop. In questo stand della iGoop i nostri amici pescatori hanno montato una diavoleria che serve per misurare la tenuta dei nodi, e quindi molti di noi, attratti da questo, si soffermavano per provare i loro nodi. In questo caso ho voluto provare il nodo universale, che trovate qui sul canale. Che sta facendo? Andiamo a vedere che tenuta ha questo nodo e poi sentiamo anche i commenti dei mattacchioni che erano presenti a questo stand. Ok, faccio il nodo e lo affido a chi sta utilizzando e sa utilizzare il macchinario. Questo macchinario è dotato di un dinamometro che ci permetterà di vedere la tenuta del nodo universale, che, ripeto, trovate sul canale, vi lascio il link in descrizione, e che secondo questa prova ha un buon risultato. Ma vediamo qual è. Quanto? 8 10, va bene. 10?
10.57. Però io non ho sentito mentre si stirava al nodo fare 100. Allora, quello che diceva 100 è Stefano Iva Zanicchi. Sì, sì, anzi, ecco Iva Zanicchi. Anzi, lo misuriamo anche qua. Allora, abbiamo fatto la prova del nodo universale che ha tenuto 10 kg su un filo che tiene 14, quindi ha perso qualcosa. Va bene. Non lo pubblicherò il video. Proviamolo con i secchi.